Bene ragazzi, siamo qui davanti al boss e a questo punto io direi acquistiamo un po' di roba. Oliva della vita, questa ci torna sicuramente utile. Abbiamo finito i soldi. E prima di andare dal boss facciamo quella cosa brutta, cattiva che... Io devo capire sti pipì che cazzo so, perché... Pipì che cazzo sono? Pipì... Pipì! Non so. Allora, vediamo se possiamo usare delle fornisce al personaggio una probabilità del 25% di non consumare un oggetto utilizzato, va bene. Apprendi abilità. Allora, PC sono i punti caratteristica e va bene, ma i PP, i punti di prateria. Allora, saetta infligge danni da fulmine. Infligge danni da fuoco a tutti i nemici due volte. Danni di ghiaccio a tutti i nemici due volte. Infligge danni da fulmine a tutti i nemici due volte. Ok. Non mi ricordo se sto mostro fosse... Dai, prendiamo saetta perché saetta non ce l'abbiamo. Abbiamo un'abilità di supporto? Manovre evasive. Si è assegnata a un membro, dimezza le probabilità di incontri casuali. Beh no, per il momento me la tengo, gli incontri casuali mi servono per salire. Ali di tuono. Costringe un nemico ad agire per ultimo per due turni. Oh. Molto interessante. Ok. Molte cose adesso sono migliorate, eh. Combattiamo un po' contro di questi, dai. Allora, abilità sapiente. Abbiamo la nostra saetta, proviamola. Vabbè. Questi sono nemici del cazzo, eh. Abilità cacciatore. Trappola a tenaglia. Ok. Quindi tecnicamente... ho scoperto anche l'ultima cosa a cui sono deboli. Allora, quell'attacco a tenaglia, quella cosa lì potrebbe essere super utile contro il bestione. Cioè, già sbloccando quell'abilità, secondo me noi adesso ci possiamo andare e lo possiamo tritare. Perché... cioè, averci quel tipo di vantaggio lì... Ok, ok, facciamoci un altro paio di incontri e poi andiamo a combattere con lo schifosone. Abilità sapiente.
palla di fuoco. No, vabbè, però mi conviene menarli col bastone, cioè. Dominio. No, loro sono assolutamente. No, che fuggi, ma vaffanculo, ho sbagliato. Non volevo. Ste prugnole. Ok. Standest thou against me, then be hunted. Allora, indeboliamo questo. Indeboliamo questo davanti. Indeboliamo anche questo. Dopodiché, posso catturarli? Vai, prendilo. Pokémon! E adesso con l'abilità sapiente li colpisco tutti. Ciao. Allora, Hanit sta per salire, non mi dispiacerebbe averla ad un livello superiore. Ok, qui ci sono i lupacchiotti. Un altro scrigno. Pietranima della tenda. Oh, deboli al fulmine, perfetto. Al fulmine. Vado in difesa. Abilità sapiente, saetta. E tutti e tre sotto il mio dominio. Vedi, mi sono rubato la volpe. Abilità cacciatore. Sì. Io andrei con gli Alisei curenti, così li facciamo tutti insieme. Banghete. Oh, però sono resistentissimi questi stronzi. E di nuovo saetta. Banghete. E andrei di Ascia. Madonna. Ciao. Ok, secondo me Cyrus è salito di livello dopo questo scontro. Sì. Ah no, Hanit, scusatemi. Cyrus sta per salire tecnicamente, ma intanto che torniamo su, penso che non sia così difficile. Nettare curativo. Allora, abilità cacciatore, cattura, 0%. Allora, mi sembra di capire che il segreto per catturarle sia attendere che siano vulnerabili in qualche modo. Ok, allora quello. Vado in difesa. My turn now.
Tu te ne vai. Ah, questo è sensibile all'ascia, quindi molto forte questo. Dominio. Voglio provare a catturarlo. Questo voglio provare a fare. Ah. Posso fare nulla che... Vabbè, sono in difesa. Difendi. Perfetto. Allora, abilità cacciatore. Scusatemi, conoscenza delle belve, cattura. Devono essere... ok. Abilità a fondo. Ma hai capito? Una volta che le bestie sono dominate, posso catturarle. Vuoi vedere che tutto sta ambaradam? Sto mostro così forte è perché lo devo catturare. Vuoi vedere che una volta in dominio io posso catturare qualunque bestia, compreso il mostro enorme che avevamo davanti prima? Letting my arrow fly in true. Ok, e il primo volpacchio l'abbiamo accoppato. Dominio. Conoscenza belve, cattura. Sì. Anche Cyrus è salito di livello. Ok, no, ma vale la pena sperimentare, provare. Non solo per aumentare, sai, punti e punticini. Ok, un altro scontro. Questi sicuramente come attacco hanno la freccia, sti sorci maledetti. Allora, riposiamoci. Che succede quando ci riposiamo? Ah, ok. Abilità sapiente, saetta. Dominio tutti e tre. E mo sono cazzi vostri. Conoscenza delle belve, cattura. Come immaginavo, questi hanno come attacco l'arco. Vabbè, era proprio evidente. Abilità cacciatore. Anzi, madonna, sbaglio sempre. Cattura e mi ti inculo pure a te. Ok, praticamente adesso devo capire se... devo fare un altro incontro prima di andare dal boss, perché devo capire una cosa. Sti sorci, sti ratti che ho catturato. Come si arriva là sopra? Non si passa da qui. Vabbè. Riposa. Oh. Attacca, abilità speciale. Vabbè, saetta. Guarda quello. Continua a resistere. Allora, abilità cacciatore, conoscenza belve. Evoca. Sì, le ho collezionate tutte. Cazzo. Allora, quale liberiamo? Rotto Silvano. Sì, anche perché è uno dei più merdosi. Perfetto. Molto carina questa cosa qui. Però facciamo che adesso tu te ne vai proprio a fanculo.
E morite, morite male. Perfetto. Allora, la nostra Hanit sta per salire nuovamente di livello. Ok. Un nuovo Alimano! Un nuovo Alimano! Allora, questo è debole. Agli archi. Vediamo un po', analizziamolo. Quanta vita c'ha? Ok. Beh, possiamo attaccare con... noi abbiamo... Galisei. Allora, abilità cacciavo, conoscenza belve, cattura. Sì! Pugnalata poderosa. Vieni qua, ciccio, vieni. Allora, vuoi liberare uno dei mostri per... Sì, dai, liberiamo un ratto silvano e ci inculiamo la manticora. E siamo anche saliti di un livello extra con Hanit. Va bene, è tutto chiaro adesso. C'era da capirla sta meccanica. Comunque, a parte tutto, siamo pure saliti di livello. E andiamo al combattimento. Spero di poterlo catturare. Allora, primo colpo. Allora, abilità sapiente, vento gelido e bam, indebolito. Allora, sì, dominio, vai. Allora, abilità, non mi ricordo che cazzo era sensibile questo, mi sa la saetta. Sì, ok. E ora, conoscenza delle belve, cattura, indomabile. Cazzo. Evoca belva. Mantigora, la usiamo? Fatto malissimo. Ok. È morto. Oggetto. Oliva della vita. Risvegliamo sto stronzo. Minchia, toglie poco questo coso, tocca curarsi qui. Abilità sapiente, saetta. 174 è una bella botta. Ma purtroppo... Madonna raga, non va giù, non va giù. Allora, vado con la manticora che... No, però devo usare... Sì! Dominio, vai! Oh,
Vento gelido, bam! 139, ottimo. Ma 26% di successo. Allora, Tressa si dovrebbe riposare. Sfruttiamola. Non è che io abbia risolto chissà che. $2.70, malissimo gli abbiamo fatto. Eh sì! La pelva è pronta a scattare. Già ci hai cagato il cazzo. Non mi ricordo le altre cose. Allora, qua mi devo assolutamente imprugnolare perché ho finito tutte le cose. No, a chi cazzo ho prugnolato? Prugnoliamo lui. Allora, abilità mercante, oggetto. Pietranima del ghiaccio. Ok, ho fatto una buona cosa. Sciacristina d'avena, che botta che ci ha dato. Forse dopo quella cosa viola dobbiamo andare un attimino in difesa, eh. Oliva della vita. Alzati te. Ok. Pietranima del cazzo che ti strafrega, perché qui non abbiamo nulla che gli faccia male. A sto punto ci risvegliamo pure Gianpippo Catozzi qua. Ok. Abilità cacciatore. Senza pietà. Indebolito. E lui muore, ovviamente muore, perché figurati. Ok, indebolito, vai. Allora, qualcosa mi dice che convenga svegliare sto stronzo che non fa altro che morire e risorgere. Novello Krillin proprio. Proviamo gli Alisei quando è rincoglionito. 113, non male. La belva è pronta a scattare, quindi difesa. Difesa e difesa. Tutti e tre in difesa, perché questo al prossimo turno parte. Ah, quando è pronto a scattare, ok. Ho capito. Quando è pronto a scattare, in realtà, poi sta fermo un turno. Quindi ora attacca. Noi non ci siamo fatti troppo male. Ok, ho capito. Bene. Ma che cazzo, dai! Che cazzo vuol dire? Non capisco. Allora. Oggetto. Mo c'è Tressa. Ok, e ci siamo curati. Va bene. Che cazzo, madonna. Ok, abbiamo un round in cui gli possiamo fare un male della madazzo. Quindi ci curiamo. Curiamoci.
anche Cyrus. Cyrus, curami Anit. Ok, se non attacca in maniera troppo... Ok, difendi. Ottimo. Ricominciamo il giro. Indebolito. Conoscenza delle belve. Scusami. Allora... Ratto Silvano. 140, buono. Ok, allora. Forse possiamo giocarcela bene. Sì, dominio. Ok. Abilità cacciatore. No, dovevo usare trappola a tenaglia. Gli faccio malissimo. 524, veramente un gran colpo. Abilità sapiente. Vento gelido e bam, 139. Abilità mercante. Alisei del Salcazzi. Abilità cacciatore. Carico tutto. 244, gran bel colpo. Allora, abilità mercante, riposa. Posso riposare solo io? Attacca. Ma scusami, a sto punto io curerei un attimino Anit. Sta messa male. Conoscenza delle belve. Abilità cacciatore, trappola a tenaglia. Sì, l'ho fatto scalare, stronzo di merda. Ok. Allora, fammi ricordare a che cazzo era sensibile. Ok, la luce. Pietranima della luce, vai! 260, bella botta. Abilità mercante. Dovevo usarla con lei, la pietra anima degli mortacci sua. Tocca a lui. Buono. La belva è pronta a scattare, ma secondo me, se ce la giochiamo come Dio comanda... Prugnola spirituale, ho finito il PA. Prugnola pure lui. No, perché l'ho data a lei, mannaggia al cazzo che ti strafrega. No! È arrivata a rompere il cazzo questo. No! Gesù Cristo! Certi attacchi tolgono veramente tantissimo. Allora, sono sul filo, si può fare. Si può fare, assolutamente si può fare, senza andare a farmare. Però non devo sbagliare nemmeno un turno. Adesso ne ho cacati alcuni. Allora. Ok. Abilità cacciatore. Ok. Abilità mercante. Speriamo di averlo.
cazzo. Ok, Cyrus è... Madonna che culo di merda. Però al turno successivo inizia lui. Quindi quello che mi conviene fare è... cercare di fermarlo. No! Ma lo sapevo che moriva, figurati. Allora, facciamo tornare in vita sto stronzo. Tanto mo tocca a... No, non ci va giù, non ci va. Pietra anima della luce. Ok, dominio, finalmente. 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 Abilità sapiente. Ok, possiamo continuare ad attaccare volendo, oppure ci possiamo curare tutti. Allora, Cyrus non sta malissimo. Potrei fare difendi. E tu invece ti puoi curare. Prossimo turno lo apre Giampippo Cannone qua. Che però ha usato il suo turno per riprendersi. E a questo punto abbiamo tutte le cose che gli dà un fastidio. Prugnola. Ok. Sì. Letting the hunt begin. Trappola a tenaglia. No, non mi conviene. Conviene più un attacco reale. Ok. Ora sì che mi conviene. Trappola a tenaglia. Scusa un attimo. Vai in fondo, vai. Ok. Curiamo Tressa. A vuoto, grande! Ok, la belva è pronta a scattare. Sì, vai! Dominato. 4 e andiamo di abilità sapiente con il vento gelido. 520, questi sono colpi, raga. Abilità mercante, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare di più. Prugnola spirituale su Ana. Ok. Abilità cacciatore, attacco reale potenziato. 482. Ok. Che cazzo. Sei una merda però, Cyrus. Mi stia a bomba tutte le olive. Allora. Vediamo, abilità cacciatore. Prossimo turno inizia con la mozzarella. Allora. Oggetto. Prugnola su di me. Ok. Uff, ci sono un sacco di turni. Dunque. A me con lei conviene proprio attaccare in questo modo.
Conoscenza delle belve, epoca belva. Ratto silvano. 54 non è niente. Però abilità sapiente e vai di vento gelido. Sì, dominato, vai. Abilità piante. Vai con gli alisei, vai. La cosa più brutta che tipo devo fare con quel personaggio, perlomeno. Abilità cacciatore. Riposa. Ok. Ho preferito non attaccare e riposarmi. Saetta 138, dai, non male. Non l'ho caricata perché non potevo, ma va bene, va bene, va bene. Allora, direi che ci possiamo curare. Conoscenza delle belve, epoca, nippo muschiato, 500 a posto. Dai, questo è un round di riparazione. Questo invece è un round per colpire. Bram! Allora. No, no. Ok, la belva è pronta a scattare, però è pure vero che io sono pure pronto. Cazzo. Allora, il prossimo giro c'è. Allora, nettare curativo su Cyrus, che lui può fare sicuramente più danni di me. Attacca, abilità sapiente. Saetta, vai, ti prego. No, noi abbiamo fatto un cazzo. Vabbè, ma quante volte attacchi? Nome di Dio. Allora, nettare curativo su di me. Lei usa abilità cacciatore, trappola a tenaglia. Lo mando in fondo alla coda. Ma già ci stava però in fondo alla coda, mi sa. Ok, buono così. No, noi stiamo bene. Devo rialzare quella carcassa umana di Cyrus. Sì, dominato. Allora, abilità sapiente. Andiamo di saetta e sbram. Ah, di 6, proviamo potenziati. 425, va bene. Ok, abbiamo dato il tutto per tutto. Non possiamo potenziare chissà quanto gli attacchi. Però una cosa che possiamo fare è questa. Prugnola su di noi. Anit, come cazzo ci chiama, è troppo importante per tutta la... Ok, la belva è pronta a scattare. Che significa che può partire in un momento, da un momento all'altro? Che significa pronta a scattare? Epoca belva. Volpe silvana. 167, cazzo. Abilità sapiente. 91. Abbiamo qualcosa?
pietra anima del ghiaccio. Vedi, posso fargli, era una roba cattivella. Allora, prenditi una prugnola che tu stai completamente a secco. Ok. No. E mo parte. A vuoto, meno male, ha mancato un sacco. Ha mancato un sacco. Ok. Difenditi. Difenditi pure te. L'unico che non si era difesa ha buscato. Ok, è già. Il mostro è già all'ultima posizione nella prossima cosa, quindi diciamo che possiamo anche soprassedere. Dominio, ragazzi! Ma qui qualcuno sta per abbuscare fortissimo. Abilità sapiente. Saetta. E bam! Abilità mercante. Oddio, io direi riposiamoci. Mentre noi possiamo. Abilità cacciatore, trappola a tenaglia. Vattene a fanculo in coda. Ma scusa, non doveva andarsene in coda lui? Ah sì, al prossimo, ok. Curiamo Tressa, dai. Ah no, pensavo di averci... Però conoscenza delle belve evoca... E evochiamo una bella volpe silvana, ok. Abilità sapiente, saetta. A sto giro non sta andando affatto male, eh. Trappola a tenaglia. Vattene alla fine, così ci abbiamo più turni. Allora, e te invece che cosa mi fai? Mi vai a curare Anit. Chi ha colpito? Devo curarmi anche questo. Vai, ti prego. No! Cazzo. Stiamo messi male tutti, eh. Mica uno sì e l'altro no. Allora, abilità cacciatore. Oh, cazzo. Devo riprendermi... No, ho dato la prugnola a lui. Dai, round di... Così. Oggetto, andiamo a curare Anit. Ci siamo ripresi un attimo. L'unico problema è Tressa. Quello mi ammazza Tressa adesso. Ok, oggetto. Che culo. Oh, siamo tutti abbastanza carichi, ma io darei una prugnola spirituale alla nostra Anit, così si ricarica. Col cazzo dal prossimo round attacchi così a breve giro. Buono. È pronta a scattare, pure sua mamma è pronta a scattare. Sì, dominio, vai. Mi sono tenuto da parte veramente un botto di roba.
Allora, vediamo un po'. Invece di attaccare a cazzo che non gli faccio niente, piuttosto saetta. Oh, che cazzo. Tosto, eh. Ancora parli? Ancora parla. Ok. È stato molto lungo sto scontro. 46 minuti di gameplay. La tua vita non sfiorisce in vano perché darà nutrimento agli altri. Tu sei del bosco ora. E nel bosco, nulla è perduto. Ma di ti mangiano i vermi. Però in maniera poetica. Ah, mo se... This life belongeth to the animals that eateth the grass becometh food for the animals that eateth meat. Okay. The eaters of meat in their turn feedeth those yet stronger. And when the strongest of all dieth, his life is returned to the forest. His flesh feedeth the soil, the grass. His blood becometh sap. He becometh the food of the plant eaters, and the circle beginneth. Lives entwined, a tapestry woven anew each dawn. Ma dove, quanto è poetico. Cacciare significa prendere delle vite, ma al solo scopo di sostentare le nostre. Non dimenticare mai che hai il sacro dovere di sopravvivere. To survive. And honoring those felled by thine own arrow. As long as he speaketh only of hunting, he is the wisest of men. Si riferisce al suo maestro giocatore d'azzardo, ovviamente. If only that were all he cared about. The hunt is over. Ok. Sì, è andata alla grande. Tre volte ci ha fatto morire, ma... Yes. Thou hast my thanks. Ho una richiesta. Dissotterra tutti i corpi e spostali un metro più in là. Lasci gli animali dove sono. Cioè, non seppellire gli animali. Per loro non esiste sepoltura più degna. But of course. È il lupetto di... Come si chiamava il... Non è un ululato ancora una volta. Dov'è il maestro? È confuso e spaventato. Confuso e felice. Ti sei, sei fuggito da qualcosa, vero? Sei solo, il maestro ha bisogno d'aiuto. Just so. Ringhio più tenue, infatti. Il maestro è in pericolo. È in pericolo! Se dovesse capitargli qualcosa, puoi portarmi da lui, Hagen. E questo credo che sia il secondo capitolo della nostra missione. E qui finisce... No, mi sono pure inculato 280 soldi. Va bene, ragazzi, siamo riusciti a prendere con noi anche la cacciatrice e questo gameplay è durato 50 minuti, mortacci. Ci vediamo al prossimo.